Monte Amiata, siamo nella zona del Prato della Contessa, con noi il direttore della scuola di sci Amiata Ovest, Roberto Fabiani. Buongiorno direttore, Buongiorno Marco. una giornata di lavoro, vedo che Sì, e beh, certo. si sta scaricando, si sta preparando un nuovo gatto delle nevi. Sì, La sì, neve c'è. sì. La neve c'è, le piste sono tutte battute, sarebbero tutte nella possibilità di ricevere i turisti, ma come ben sappiamo le situazioni nazionali e quello che è purtroppo questo problema del Covid ci fa star fermi e noi ovviamente facciamo solo quello che sono le manutenzioni. Adesso è arrivato un altro gatto che sicuramente ci darà la possibilità di tenere le piste in maniera sicuramente migliore di quello che era prima, perché è un gatto molto più moderno, più potente. Quindi, insomma, si aggiunge sicuramente positività alla nostra montagna, alla nostra zona, però per ora bisogna prendere quello che viene, non c'è possibilità di fare altro. Una montagna che, da quanto sto osservando, da giorni non è ferma, cioè comunque sia le imprese, le scuole di sci, comunque sia, siete tutti pronti. Sì, assolutamente. Insomma, per farti capire anche quello che è la situazione delle scuole di sci, qui sulla Miata siamo due scuole di sci, ma siamo in stretto contatto anche con l'altro direttore e ci stiamo muovendo per far sì che quando ci daranno la possibilità di aprire, di essere nelle condizioni di poter ricevere tutti e di poter dare il massimo della sicurezza e la nostra professionalità, questo ce lo impone, ma ci stiamo attrezzando anche con le sedi dove verranno le persone a prendere le lezioni. Abbiamo modificato le entrate, abbiamo fatto tutto quello che siamo in grado di fare per far sì che rientriamo in tutte le situazioni di sicurezza che ci devono essere per i clienti che verranno sulla Miata. Parliamo dello specifico della scuola sci Amiata Ovest, quanti maestri, allenatori, immagino, insomma, Sì, preparatori. beh, la scuola di sci Monte Amiato Ovest è ormai da 35 anni che è qua sul territorio. Prima, come ben saprai, eravamo una scuola unica, poi 35 anni fa ci siamo divisi, ma certo è che non è stata una divisione dovuta sicuramente più al territorio che ad altro. La nostra scuola è formata da 25 maestri. Dentro questi 25 ci sono sia gli allenatori, ci sono maestri di snow, ci sono maestri che fanno anche nello specifico lezioni per le persone portatori di handicap, quindi siamo, diciamo, una scuola che sicuramente offre una vasta gamma di possibilità per coloro che vengono a sciare qui sulla Miata. Insomma, un anno fa poca neve e comunque sia tanto da fare anche sotto l'aspetto dell'agonismo, si lavora sempre perché si va, quando la neve non c'è si va a cercare. Eh sì, certo. E quest'anno anche sotto questo aspetto. Diciamo che è un po' una beffa sicuramente, però, come ben hai detto prima tu, non si sta mai fermi. La montagna purtroppo non può rimanere ferma. Nella montagna c'è la necessità di dover essere sempre presenti, di dover fare sempre qualcosa e di dover andare avanti. Questo è un po' anche nella nostra indole di montanari e d'altra parte non ci possiamo certo fermare a queste difficoltà. Andiamo avanti e vediamo dove ci porterà questa situazione.